La musica più bella è nella grande notte con Ivan Scudieri. Rieccoci in diretta, buonanotte a tutti, ben ritrovati da parte di Ivan, da parte di DJ Lollo che si occupa della parte tecnica. E in questa serata dedicata alle donne, io con grandissimo onore e con grandissimo piacere ho la possibilità di accogliere nella grande notte Maria Teresa. Buonanotte Maria Teresa. Buonanotte Ivan. Allora Maria Teresa, grazie anche a te per avermi comunque invitato. Ma Maria Teresa, per me intanto veramente è un piacere importante, perché voglio spiegare a beneficio degli amici che ci stanno ascoltando. Maria Teresa prima di tutto è una grande donna. Grazie. questa è alla base, e quindi sono soltanto una mamma. Ed è stata una grande mamma e sarà per sempre una grande mamma. Ed è stata la grande mamma di Tiziana. Tiziana, la ragazza che purtroppo si è suicidata dopo la trasmissione in rete di alcuni video, eccetera, eccetera. Una cosa veramente drammatica, una cosa che tutti quanti abbiamo vissuto direttamente o indirettamente, o quantomeno abbiamo conosciuto anche attraverso la rete, attraverso quell'ironia malvagia, attraverso quella cattiveria gratuita, attraverso quella voglia di essere sempre lì dal buco, da guardare dal buco della serratura, senza pensare a quelli che poi sono sempre gli impatti, no? Le conseguenze, fare le cose con grandissima leggerezza. Come sta una mamma? Come può stare una mamma che ha subito ovviamente una grandissima sofferenza del genere? Quanto è stato duro, Maria Teresa, vivere tutto quel periodo? Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza, a beneficio ovviamente di coloro che ci stanno ascoltando, per evitare il più possibile che possa in qualche modo esserci il ripetersi di episodi così meschini? Sì. Come l'hai vissuta tu? Innanzitutto vorrei insomma premettere una cosa, che secondo me chiamare questa giornata la festa della donna, cioè usare questo epiteto, lo trovo abbastanza ingiurioso per tutto quello che sta succedendo nella società odierna, no? Per tutti i femminicidi che succedono, disperata proprio violenza. E quindi vorrei dire che non lo so, questo insomma sta pure a dimostrare che il potere patriarcale, anziché diminuire, anzi in questo periodo, diciamo, di questi tempi, sta aumentando ancora di più. E quindi già eravamo schiavi, ecco, di questa cultura un po' maschilista, no? Sessista, patriarcale. Ora poi diciamo che adesso c'è anche insomma la rete, che ha rivoluzionato e migliorato le nostre vite da un verso, però per l'altro verso ha anche il potere di distruggerle, queste vite. E quindi è diventata un'arma in più per uccidere e purtroppo per ferire la donna, per denigrarla, per insultarlo, come se già non bastassero tutti insomma i femminicidi che avvengono, che apprendiamo. Ma perché l'essere umano è così cattivo? O così superficiale? Ma io penso che tutto un fatto innanzitutto di cultura, cioè in ogni famiglia ci dovrebbe essere questa cosa che insomma sin da piccoli insomma si dovrebbe educare gli uomini al rispetto della donna, certo. Perché diciamoci la verità, specie nel meridione, insomma quando una cosa la fa l'uomo, no? Ma fin da piccoli, no? Se insomma un maschietto fa delle cose, insomma, bravo, fai bene, invece no, bisognerebbe prima iniziare dall'educazione, quando sono piccoli, a rispettare la donna, a far capire loro che ci sono insomma le pari opportunità, cioè non ci deve essere la differenza fra maschio e donna per quanto riguarda i diritti e per quanto riguarda insomma tutto il resto. E quindi li devono educare al rispetto della donna, cioè la donna non deve mai subire offese, non dovrebbe mai subire violenze anche sui posti di lavoro. A volte ti obbligano quasi, no? Ho sentito tante testimonianze anche negli ultimi tempi, insomma, avallate specialmente anche dal gruppo Me Too, che è condotto da Sargento.
sì. Cioè la donna fa più fatica, ecco, a trovarsi un ruolo nella società, nel lavoro, e questo non è giusto. Ma per quello che è successo a mia figlia, quella poi è una violenza, ecco, diversa. Ma secondo te la tragedia che ha colpito Tiziana è servita a qualcosa? Ha scosso le coscienze di qualcuno? O è peggiorata la situazione dopo? No, io direi che invece di scuotere, oddio, io sto ricevendo tanta solidarietà, tanta vicinanza di tante persone che non ragionano, no, in base alle proprie insoddisfazioni, alle proprie frustrazioni, perché diciamoci la verità, tutta la gente che va a infierire, che si sentono forti dell'anonimato di un computer, no, che non ti fa mostrare la faccia. I leoni a tastiera, no? I cosiddetti leoni da tastiera, come dice pure la Lucarelli. Sì. Cioè questo comunque, insomma, ti dà ancora più forza per infierire contro quelle persone che per un motivo o per un altro, soltanto per un fatto di insoddisfazione per la propria vita personale, si mettono lì sul computer e vanno a insultare, vanno a infierire sulle persone soltanto per sfogare i loro istinti bestiali di cattiveria, di malvagità, senza sapere poi tutto il vissuto di quella persona. Ma non è soltanto la gente comune, diciamo che questo riguarda anche le testate giornalistiche, cioè anche un certo tipo di stampa. Sì, anche perché un certo tipo di stampa in qualche modo ha, diciamo, come dire, contribuito alla diffusione e alla, come dire, alla viralità, no, di alcuni contenuti. Certamente sì, perché loro non solo hanno dato delle informazioni false soltanto perché comunque mia figlia stava male e quindi poi non era neanche disposta a parlare, perché certo, quando uno veramente insomma soffre per una cosa del genere, quando uno veramente sta male, stai certo che non è che si ha voglia di parlare e di spiegare a persone strane, poi per certo, lo più è quello che succede veramente. Però questi signori, cioè, devono pure, insomma, il vero giornalista dovrebbe avere l'obbligo, il dovere, un'etica, di informarsi prima, di informarsi e poi commentare e scrivere quello che insomma realmente dovrebbe essere. Invece no, purtroppo tutti pensano a cavalcare l'onda per non arrivare ultimi, magari seguendo soltanto insomma il titolo o l'articolo che riporta un altro giornale, soltanto per non, ripeto, per non arrivare ultimi e per farsi disposti a tutto, anche a calpestare la dignità delle persone. Quello principalmente, cioè queste sono cose molto gravi, che io sto portando avanti una battaglia, sì, e non mi fermerò mai, perché comunque ho perso l'unica figlia. E noi siamo con te. Grazie, e so, mia figlia, io sono contenta stasera, è la prima volta che parlo per una radio e sono anche contenta di farlo, perché mi rendo conto che a Napoli anche io ho parlato molto poco e vorrei che nella nostra città specialmente, insomma, alcune persone finalmente sapessero un poco la verità. Mia figlia in effetti era capitata con quest'uomo che era un pervertito. Sì. Mia figlia, insomma, certamente non era una santa, una ragazza come tante altre, ha avuto le sue storie importanti, ha avuto i suoi flirt, era una ragazza, non per dire una bella ragazza, era stupenda, molto... non era una bella ragazza, era stupenda. Sì, grazie, però era ancora più bella dentro, Ivan, sì, posso assicurare. No, ma... per sembrare, sai, discorsi di parte, perché sono la mamma. Ma io ho perso una figlia meravigliosa, oltre a perdere l'unica figlia che avevo, e con lei se n'è andata non una parte di me, ma tutta la mia vita, sì, perché lei era la mia unica ragione di vita. E perdere una figlia così, poi, per autolesionismo, per autodistruzione, se di questo si tratta, perché devo dire che ci sono state anche molte negligenze, perché purtroppo non sempre... questo non ho difficoltà ad ammetterlo, non sempre le forze dell'ordine e i magistrati fanno il loro dovere, e questo l'ha detto anche un grande magistrato che si chiama Fabio Roia, che è un giudice impegnato, che si impegna da anni nel pool antiviolenza di Milano proprio contro i femminicidi, ed è stato proprio lui ad affermare che ci sono magistrati, purtroppo, e poliziotti che non fanno il loro dovere, perché prendono con molta leggerezza, sì,
le denunce che fanno tante ragazze e tante donne, no? Tante tragedie si sarebbero potute evitare, no? Certo, come quello di mia figlia. Se insomma il PM incaricato, anzi due PM, perché mia figlia fece tante denunce, prima la polizia postale, poi mise due avvocati, sempre consigliati tutti dal compagno, e quindi ne ha fatte tre di denunce, fra cui anche un procedimento d'urgenza X700. Però che cosa ha risolto? Non ha risolto niente, anzi diciamo che quando è uscita quella famosa sentenza a settembre, e sì, quando lei poi si sarebbe tolta la vita, perché io farò riaprire comunque tutto, perché non sono state non sono state controllate tanti dettagli, c'è stata un po' di sommarietà, insomma. Non sono state interrogate tante persone che c'entrano in questa triste vicenda, triste soltanto per mia figlia, ma gli altri stanno ancora lì tutti belli spensierati pensando che stanno al sicuro, ma io spero che con l'aiuto di Dio, di qualcuno dall'alto, che adesso insomma si risolverà, si verrà a capo della cosa, perché ripeto, la vera battaglia è iniziata da poco tempo. Sto avendo anche grandi soddisfazioni perché comunque sono stati archiviati due procedimenti, quello per diffamazione che fece mia figlia, quella famosa denuncia, sì, contro quelle cinque persone, che senza... Ma queste cinque persone, perdona la mia ignoranza in materia, sì, non ho approfondito, volutamente non ho voluto approfondire perché non volevo che risultasse come un'intervista questa, ma come una chiacchierata e come uno sfogo dove tu potessi sentirti libera di esprimere quello che ti pareva. Ma queste cinque persone sono, sì, tuttora impunite oppure no? Sì, sì, sono impunite, perché purtroppo il PM che curava questa indagine ha incominciato a fare qualcosa soltanto quando mia figlia si è tolta la vita. Cioè, tu pensa che mia figlia aveva fatto questa denuncia a maggio del 2015 e il PM non si era proprio mosso, cioè aveva dimenticato la sua denuncia sulla scrivania, come purtroppo capita a parecchie donne, non solo a mia figlia, perché forse esistono, insomma, che ti devo dire, denunce di serie A e denunce di serie B. Però insomma, comunque, quando sulle denunce non si lavora adeguatamente, insomma, troppa leggerezza, insomma. Sì, sì, ci sono molte responsabilità quando uno non ci lavora adeguatamente, come dicevo prima, e quindi poi specie quando si tratta di violenza psicologica, questo è un crimine molto grave. Infatti in tante giurisdizioni all'estero, parlo dell'estero, in Germania, in Francia in particolar modo, questi fenomeni sono proprio molto pochi, mentre invece in Italia non si è fatto ancora niente per questa pornografia non consensuale, no? Certo. Che è chiamata anche revenge porn, e poi in ogni giurisdizione è denominata in un modo diverso, sì. Sì. Qui innanzitutto ci vorrebbero delle leggi ad hoc. Però completo il discorso di quelle, sì, persone. Sono state archiviate perché giustamente non sono andati a fondo nelle indagini, non hanno chiesto... Quindi nonostante il sacrificio di una ragazza così giovane, è continuata a esserci una sorta di superficialità, da quello che mi stai raccontando. Sì, mia figlia è stata sfortunata in tutti i sensi, perché evidentemente il verdetto era già stato dato scritto, prima da tutti, sì, quanti, no? Perché poi tante cose all'epoca non si sapevano ancora. Cos'è magari... che, per esempio, scusami se ti interrompo, Maria Teresa, sì, quali sono secondo te le cose che non sono venute fuori a livello pubblico e che te farebbe piacere in qualche modo diffondere, no? Magari c'è una parte che noi, che abbiamo vissuto le cose attraverso internet, direttamente e indirettamente, leggendo le notizie, leggendo i siti, ci siamo persi. Quale verità è nascosta? O è stata nascosta? Innanzitutto mi ha addolorato molto quando ho sentito, insomma, affermazioni tipo che mia figlia voleva fare la pornostar, mia figlia voleva insomma fare, non so, che
Però la cosa principale che ho sentito sempre era quella lì che voleva sfondare nel mondo del porno, ma questa è una cosa proprio, io lotterò insomma fino alla fine, perché questa gente la deve pagare, mia figlia e tutti quanti noi siamo persone per bene a cui ringraziando il Signore non ci manca nulla. Mia figlia era una ragazza che poi è stata sempre con persone per bene, fidanzata, che la riempivano di regali, di... quindi cioè mia figlia non era una, perché è stata trattata peggio di una nullità, cioè è come se Tiziana non fosse né nata, non fosse mai esistita, perché non l'hanno presa in considerazione né prima e né dopo che lei è stata costretta a cercare quel famoso oblio, certo. nel porre, cioè lei ha scelto di porre fine alla sua vita pur di non continuare più a ricevere quelle offese, quelle derisioni. Era straziata. Sì, da cui neanche insomma un procedimento d'urgenza aveva messo fine, accogliendo parzialmente il ricorso contro Facebook, del quale è stato condannato ben due volte. Quindi con Facebook poi stiamo procedendo, insomma, per tutto quanto il resto c'è nel merito. Poi sono state condannate parecchie pure testate giornalistiche online, altre invece no, ma non perché erano innocenti, ma perché comunque avevano tutti quanti, insomma, per dirtela più facilmente, questi giornali che facevano indicavano i link dove andare a visionare questi famosi quattro video. Sì. E quindi insomma loro sono responsabili della divulgazione virale di questa cosa. Certo. Certo. Però per errori di notifiche degli avvocati precedenti, quindi insomma non è stato accolto il ricorso contro queste altre testate online. Poi per quanto riguarda i motori di ricerca, lì poi è un discorso molto più complicato, perché là c'entrano le direttive europee che devono essere cambiate, perché pensa che sono state fatte queste direttive europee con un decreto legislativo che risale al 2001, che non esisteva, diciamo, quasi internet nel 2001. Esatto, adesso insomma diciamo che il mondo si basa su queste nuove tecnologie, e quindi è arrivata l'ora insomma di cambiare le regole, perché tu devi sapere che queste grandi piattaforme, sia i motori di ricerca che i social, non hanno responsabilità. Cioè loro dicono che la responsabilità è dell'utente che va a introdurre in rete un contenuto ritenuto illecito. Fanno un po' la Ponzio Pilato, insomma, se lavano le mani tutti. Sì, è terra di nessuno, capito? E quindi questi qua vanno responsabilizzati. Io perciò, insomma, abbiamo lanciato questa campagna per la raccolta fondi, che viene fatta da un portale che si occupa proprio di queste cose, perché io devo fare una lotta anche contro questi colossi, oltre che far avere a tutti i colpevoli, incominciando dal suo ex compagno e a tutti quanti che c'entrano in questa storia, perché c'entra poi la psicologa che la teneva in cura, cioè tutto all'improvviso, no? Mia figlia, cioè dimmi anche tu, quando inizia un rapporto sentimentale con una persona, cioè uno dovrebbe stare bene, no? Dovrebbe certo. essere felice, dovrebbe... Invece mia figlia, da che iniziò il rapporto con quest'uomo, stava sempre male. Ma... E io me ne accorsi che c'era qualcosa che non andava, perciò ti dico, qui insomma c'è da investigare a sì, fondo. C'è da indagare assolutamente. Maria Teresa, ma tu l'hai saputo da altri o l'hai saputo da Tiziana quello che stava succedendo? No, io purtroppo, anche se la cosa già a quanto pare insomma impazzava su internet, però io non ne sapevo nulla. All'epoca stavo ancora al comune, perché ero impiegata al comune di Casalnuovo, sì. Però non sapevo nulla di questa storia, perché mia figlia per la prima volta era andata a convivere con questa persona, sì. Che l'aveva insomma soggiogata, diciamo, completamente. Sì, mia figlia comunque era soggiogata ed era manipolata da questa specie d'uomo. Mamma mia. Mia figlia, quando prima di andare a convivere con lui, stava benissimo, stava. Infatti questi video sono usciti quando lei conviveva con lui. E che io sappia, perché poi mia figlia l'ho fatta seguire sempre dai migliori medici, lei siccome aveva dei problemi del comportamento alimentare, e quindi ogni tanto, sai, insomma, quando non riusciva a gestire certe situazioni, comunque la prima cosa che faceva, non riusciva a mangiare, non riusciva, insomma,
poi era anche intollerante all'alcol, per cui se beveva come tutti quanti fanno quando escono, che a lei faceva un effetto diverso perché aveva degli enzimi epatici mancanti e quindi a lei faceva un effetto tutto particolare. Poi certo. A volte prendeva delle medicine perché il medico che la sosteneva lo faceva anche per aiutarla a mangiare di più, no? Sì. Nei momenti però più difficili, perché poi è stata, insomma, diciamo bene. E tutta all'improvviso ha cominciato a stare male da quando andò a convivere con quest'uomo. Poi la storia l'ho saputa da lei, che non aveva il coraggio. E la sua versione? Cioè, quando te l'ha raccontato, ovviamente immagino che fosse già in qualche modo distrutta, no? Psicologicamente, dover raccontare a una mamma delle cose che poi, cara amica mia, fanno tutti, ma tutti. Cioè, voglio dire, non si è visto niente di diverso da storie di passione vissute nell'ordinaria vita di tutti i giorni. Non mi pare che ci fossero, voglio dire, cioè, quindi dover giustificare un modo di vivere una sua intimità con la mamma è sempre un momento delicato, no? Ma sì, ma infatti lei non ha avuto il coraggio di dirmelo lei. Cioè, vennero a casa tutti e due, quello che parlava sempre era lui e voleva farmi credere che fosse un fotomontaggio, che non era cristiana. Dice: signora, voi dovete stare tranquilla, dovete soltanto cancellatevi subito da Facebook, che poi io non ho mai fatto uso di Facebook più di tanto perché non è che mi piace molto, insomma. L'avevo fatto principalmente per cercare di trovare alcune amiche che non vedevo da tempo, sai. Insomma, Facebook aveva questo compito qua all'inizio, quando è nato, no? E sì. Niente, quindi lui mi suggerì che, insomma, di non fare nessuna azione, perché sennò, come sono io, non per dire, io sono sempre stata una donna battagliera. E si sente. Infatti volevo condurre io questa cosa, anche perché comunque me ne ero accorta che c'era qualcosa che non quadrava. Perché poi mia figlia sembrava quasi anestetizzata, no? Nella sua personalità, nel suo modo di essere, non era più quella di prima, la vedevo proprio strana e quindi ero molto, ma molto preoccupata. E poi ho scoperto delle cose proprio, vabbè, incredibili, delle cose che veramente, sai, quelle cose che tu magari dici, vabbè, quando le vedi magari in televisione o che ne senti parlare, dici povera gente, no? E non pensi mai che debbano succedere a te. Questo è quello che dovrebbero pensare tutti quanti che si ergono a giudici, che poi quelli che si ergono a giudici, io devo dire che sono quelli che hanno la vita meno limpida e pura di tutti quanti, no? Corretto. Perché in questa storia purtroppo c'entrano siti di scambisti dove c'è gente importante, giudici, avvocati. Ma sai quanta spazzatura potrebbe venire fuori? Ma sai quanta gente? Ma io questa è la lotta che farò. Io non mi arrendo. Noi siamo con te. Sono sicura che le cose non vanno avanti perché c'è qualcosa di marcio dietro. Alla base. Sì. Meglio non scavare troppo in fondo, perché sennò. Bravissimo. Perché qua non si tratta di gente comune, tutta gente innanzitutto che insomma con un certo patrimonio economico, tutta gente insomma potente, tra virgolette, se potente si può dire, diciamo, che comunque devono tenere ovviamente, insomma, segreti queste, chiamiamole, fantasie sessuali. Certo. Mia figlia, figurati, se lei fosse stata poi cosciente, no, e avesse, perché insomma, ripeto, mia figlia non ha mai dato autorizzazione, non ha mai dato un consenso scritto, mai. E se lei fosse stata cosciente, perché comunque insomma già si vede, questo me l'hanno detto degli esperti, non è che lo affermo io, comunque mia figlia si vede che aveva le pupille dilatate, quindi sì. O aveva bevuto e quindi, insomma, come ti ho detto prima, lei faceva male bere, era intollerante. Sì. Oppure le avevano già dato qualcosa. Io per esempio quello lì del primo video dove si pronuncia quella famosa frase chiaro, che è diventata un tormentone, ci hanno fatto il commercio sopra, che ci hanno guadagnato milioni e milioni,
Cioè, io lo conosco il soggetto che ha fatto insomma quel video, era un ex fidanzato di mia figlia. Ma ti hanno chiesto scusa? No, nessuno mi ha chiesto scusa, ma io neanche le voglio, guarda. No, ma figurati, no, però per dire, voglio dire, non c'è stata un'assunzione di responsabilità diretta o indiretta, no, quantomeno morale. No, mai. E questo che cosa ti dimostra? Perché se loro avessero la coscienza pulita, no, l'avrebbero poi anche potuto fare. C'è Celeste Maione. Loro sanno che io conosco i loro nomi. Maria Teresa, c'è Celeste Maione che è una nostra collega qui a Radio Amore, sì, giornalista, che dice: di merda ce n'è, se la signora ha bisogno le do una mano. Ah certo, sì. Quindi ci siamo, noi di Radio Amore, tutto lo staff di Radio Amore, giornalisti, tecnici, speaker, eccetera, se possiamo in qualche modo darti voce, se possiamo in qualche modo sostenerti nelle battaglie che farai, sappi che ci saremo. In ogni caso, ti lascio ovviamente concludere quello che mi stavi dicendo. Io vi ringrazio comunque, vi ringrazio, non ho mai accettato, ti dico la verità. Però adesso io penso che a Napoli certe cose si debbano sapere, perché ripeto, mia figlia è una persona per bene, mio fratello, cioè, insomma, vabbè, il figlio c'ha anche il bar lì al Molo Beverello, un bar tabacchi, c'è un fratello che abita via Petrarca, quindi non è che mia figlia si sia buttata in mezzo a una strada come hanno fatto credere all'inizio, e questo mi fa molto male. Mia figlia, io sono convinta che veniva drogata, veniva un poco come quella poverina di Sara Tommasi, penso, sì, che sì, sì, ricordo, assolutamente, sì. E quindi era in balia di questa gente che poi mi hanno detto che sarebbe tutta un'organizzazione, anche se lui sta, cioè la famiglia di lui sono molto benestanti, però lui a quanto pare, siccome aveva già combinato altri guai di questo tipo, da quello che ho saputo era come se la famiglia lo tenesse un poco così a parte, a stipendio, non lo so, perché lui cercava di farsi soldi proprio così, a quanto pare. Bah. Insomma, io spero che chi ha sbagliato debba pagare, spero che tu non ti arrendi mai, ma ne sono certo, perché sento una donna con la D maiuscola e sono orgoglioso di averti in qualche modo avuto ospite qui nella Grande Notte, che come ti preannunciavo è una chiacchierata, non è un'intervista, è una chiacchierata dove ci si può raccontare, ci si può sfogare e si può chiedere anche, si può alzare la mano e raccontare la propria verità. E io sono contento che tu abbia potuto raccontare una tua versione dei fatti e sono anche convinto, purtroppo, che tutto questo si sarebbe potuto evitare. Certo, e forse questo è quello che fa più male a una mamma. Sì, perché una ragazza meravigliosa ha dovuto cercare l'oblio, cioè non sta né in cielo né in terra. E sparire, sì, insomma, togliendosi la vita, perché quella sentenza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si aspettava una sentenza al 100%, insomma, che le desse ragioni, e quindi con la quale lei potesse riscattarsi e dimostrare al mondo intero che lei era soltanto una vittima. Certo. Poi il fatto pure che non si vede la faccia di nessun uomo, né tantomeno no, la gente, scusa il termine, di merda, sì, cioè invece di insomma ingiugare e di insomma riempire di tutti quegli epiteti che sono anche ripetibili, cioè invece di fare commenti beceri e tutto adesso appresso soltanto contro mia figlia, ma perché non vengono fatti anche contro gli uomini? Soprattutto, direi. E poi come mai? Anche ecco, insomma, i magistrati si erano accorti che a quanto pare il primo video era stato introdotto per primo su un sito porno. E quindi perché? Ma a pro di che? Non hanno detto subito a questo sito porno, perché loro hanno l'obbligo comunque di riferire l'indirizzo IP, di riferire insomma, certo, chi è la persona che va a introdurre, perché non hanno fatto questo tipo di accertamento? Perché adesso ho un avvocato molto in gamba che appunto ha chiesto tutti gli altri, diciamo tutte le altre cose che fanno parte dei due fascicoli, sia quello per diffamazione che quello per l'induzione al suicidio, sì, per l'istigazione al suicidio, che quello già si sapeva che non portava da nessuna parte,
perché comunque ci vuole, bisogna provare il dolo ed è molto difficile da provare, e poi bisogna trovare insomma il colpevole che ti abbia potuto istigare al suicidio, che era già, cioè già si sapeva che era una cosa impossibile fin dall'inizio, e poi non si dà mai niente per scontato. Cioè mia figlia, qui ci sono stati tanti giornalisti, quelli di chi l'ha visto, ma tutte le trasmissioni, perché sono venuti giornalisti dall'estero, la BBC, e tutti quanti hanno notato che per come era sistemata mia figlia su quell'attrezzo ginnico della tavernetta, cioè era, tutti quanti pensavano che non si tratta di suicidio, perché lei in quei giorni doveva incontrarsi con questo compagno, perché c'erano le famose spese legali di 22.000 euro da pagare. Oltre il danno la beffa, insomma. Oltre il danno alla vita. Cioè, non l'hanno lasciata tranquilla in niente sta ragazza. No, in niente proprio. Guarda, lei ha sopportato per un anno e mezzo, è stata fin troppo forte. Poi quando è tornata qui io gli avevo molto coraggio, perché lei poi aveva deciso di lasciarlo, però lui la perseguitava sempre, la chiamava, la telefonava. Comunque. Quindi tu mi dici non si tratta, non sei sicura che si tratti di suicidio? No, ma nessuno è sicuro, nessuno. Quindi se faremo riaprire tutto, insomma, si vedrà anche questa cosa. Mamma mia, io ti auguro veramente tanta forza, tanto coraggio, tanta tenacia. La mia sofferenza, diciamo che sono riuscita a trasformarla in energia, no? Sì, positiva. Assolutamente. Per poter combattere, per poter... per poter dare giustizia a mia figlia, quello che non ha avuto prima, gliela vorrei dare io adesso, e questo è quello che, diciamo, mi dà la forza, la rabbia, la rabbia pure che ho dentro, perché dopo un anno e mezzo io ancora non so il nome di uno dei tanti colpevoli che si configurano in questa triste vicenda. Maria Teresa, facciamo così allora, è la festa della donna, Tiziana Cantone era e sarà per sempre una donna bellissima. Mi racconti un momento bello, felice, uno, il primo, l'ultimo, non lo so, che hai vissuto con lei, proprio per ricordarla, non soltanto nelle cose brutte che le sono capitate, purtroppo ai noi, ma anche ovviamente per farci vivere un pezzettino della sua straordinaria sensibilità, della sua straordinaria solarità, come ce l'hai raccontata. Sì, vabbè, è inutile dire, che l'ho detto più volte, che i giorni più belli li ho trascorsi quando lei è tornata a casa. Lei torna a casa a settembre del 2015 e c'è stata fino a quel terribile giorno. E io l'ho incoraggiata, perché lei diceva, mamma, quello invece lui non mi incoraggiava per niente, sembrava che avesse più vergogna lui che io. Quindi già questo dimostra che lui è voluto sempre restare nell'ombra. Invece quando è tornata qua io la facevo uscire, piano piano poi lei si rendeva conto che non tutti la riconoscevano. Certo. Anche se pure io mi accorgevo che insomma che ogni tanto c'era qualcuno che prendeva il telefonino per vedere meglio la sua foto e confrontarla, per vedere se era lei, me ne accorgevo anche io. Però comunque voglio dire, lei si stava rasserenando. Usciva soltanto con me. I giorni più belli li abbiamo passati in Sardegna ad agosto del 2016, e lì siamo stati proprio benissimo. Quei giorni non li dimenticherò mai, perché mia figlia era ritornata quella di una volta, era come, sai, come se si fosse riappropriata della sua vera identità, cioè di ragazza dolce, di sani principi. Mia figlia era, guarda, di una dolcezza infinita, infatti chi la conosce bene, cioè, lo può dire senza remore. Certo. Figurati che l'ex ragazzo, prima di questo qua, di questo balordo, era un avvocato di Salerno, e lui l'adorava, l'amava, si sono lasciati, vabbè, per altre cose. Tutti i rapporti iniziano, finiscono, voglio dire, nella naturale, diciamo, routine quotidiana, no? Che i rapporti, qualcuno continua, qualcuno finisce, voglio dire. Esatto, però per dirti, c'era talmente dolce e buona che i genitori si innamoravano ancora di più, i genitori insomma dei suoi ragazzi si innamoravano ancora di più di lei. C'era questa
la suocera, questa, vabbè, si vede che ha avuto una brava mamma, no? Vabbè. Si vede che hai seminato benissimo, al di là, diciamo, poi dell'epilogo purtroppo drammatico, però se c'era questa persona così sensibile, così straordinaria, così amorevole, perché qualcuno le aveva inculcato questi valori, no? E quel qualcuno sei tu, quindi onorato di averti avuto qui. Grazie Maria Teresa. Grazie a te Ivan, grazie per avermi dato voce. Io fra poco uscirà un libro che ho scritto per e vieni qua, ce lo presentiamo insieme. In realtà sì, e poi sto per aprire l'associazione, insomma. Vai. Stiamo terminando le ultime cose. E beh, ormai siamo amici, quindi tienimi presente per tutto quello che fai, che io ti sostengo con grande forza. Grazie, sì, grazie. Grazie di nuovo, grazie a te Ivan. Buonasera a tutti. Buonanotte Maria Teresa, grazie. Ciao, buonanotte, ciao. Abbiamo avuto con noi Maria Teresa Giglio, una